Qualcuno mi dice: ma tu devi perdonare, devi dimenticare. Beh, no, io non dimentico, non perdono nella maniera più categorica mai. Non perdonerò mai finché non li vedo morire tutti. Io non morirò mai. E allora mi dice: ma perché non perdono? Dio perdona, mi hanno detto. Lui, Dio perdona. Vanna Marchi, no. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Le televendite in Italia sono state e lo sono tutt'oggi dei veri spettacoli di intrattenimento. Gente improbabile che cerca di venderti cose di cui non hai realmente bisogno, a prezzi molto convenienti che guarda caso ogni volta è l'ultimo giorno di queste strabilianti offerte. Come scordarci ovviamente tra i pionieri di questo mestiere di Roberto da Crema, meglio conosciuto come Baffo. Ciao Don Roberto, guardate, vi ho portato un grande regalo, una sorpresa. Lascia lì che poi vi spiego. Facciamo che spieghi un'altra volta, Roberto. Sicuramente in tempi più recenti c'è lui, uno degli uomini più convincenti del pianeta. Colui che è riuscito a convincere vostra nonna ad acquistare migliaia di pentole in acciaio inox e materassi con il simbolo dell'elefante per avere in regalo quella meravigliosa mountain bike con il cambio Shimano che tanto desideravate ad 11 anni. Giorgio Mastrota, il principe del le televendite. Mancano pochi giorni, poi questa offerta sì. Finirà. E l'offerta, posso confermare, c'è ancora oggi. E se Giorgio sventra papere Mastrota, il principe delle televendite, sicuramente lei è stata la regina ed il suo nome è Vanna. Vanna Marchi. Astuta, carismatica e dotata di una voce penetrante, forse fautrice di uno dei più vecchi tormentoni che ancora oggi utilizziamo bellamente. D'accordo? D'accordo, Vanna. Ma come dico sempre, per conoscere una storia dobbiamo prima conoscere i protagonisti. Vanna Marchi nasce a Castel Guilfo di Bologna il 2 settembre del 1942 e non abbiamo molte notizie sulla sua gioventù. Una persona normale, due figli nati da un matrimonio difficile e burrascoso. Lascerà il marito a fine anni 60 ed inizierà la professione di estetista in un garage preso in affitto per pochi spiccioli. Inizierà a vendere prodotti cosmetici di sua invenzione. La troveremo a fine anni 70 a vendere le sue creazioni in piccole emittenti televisive locali. Ma la sua consacrazione arriverà solo molti anni dopo, a metà anni 80. Un tormentone, quel famoso D'accordo, diventa marchio di fabbrica. Siamo negli anni 80, dove l'esagerazione e i personaggi macchietta la fanno da padrone. Una voce inconfondibile che cerca di venderti prodotti dalle proprietà miracolose. Io vorrei chiedere a tutte le signore e signorine e anche ragazze molto giovani e non molto giovani di guardarsi un attimo attentamente allo specchio. Che cos'è la smagliatura? La smagliatura è una bruttissima lacerazione sottocutanea dei tessuti della pelle ed è una cosa veramente antiestetica e brutta. Chi coinvolge? Di solito la donna che ha partorito, la donna che invecchia precocemente, la donna che magari ha subito dimagrimenti affrettati, veloci, oppure malfatti e così via. L'uomo qualche volta sì, ma è molto raro. Come si fa per richiudere perfettamente le smagliature? È facile, basta volerlo. Ok, mi hai convinto. Come faccio ad avere tutto ciò? 150.000 in contrassegno. Io vi manderò due confezioni di questo prodotto con garanzia che le vostre smagliature se ne vanno perfettamente. Ok, signora Vanna, facciamo che mi tengo le smagliature. Ma Vanna ci tiene sul serio alle smagliature e ai problemi di peso dei suoi potenziali clienti. Vuole aiutarli a raggiungere un peso forma davvero invidiabile. La consacrazione arriverà con il Vanna Marchi Show. Vanna conduce questo programma e al suo fianco la figlia Stefania, che ha mantenuto il cognome di suo padre, ovvero Nobile. Nobiltà che sicuramente però non traspare nell'approccio di vendita. Giuseppina, se vengo lì ti acchiappo per il collo e ti strozzo, eh? Allora, ascoltami bene le mie parole, eh? Ascolta quello che ti dico perché ho il tuo numero telefonico, di conseguenza tramite SIP arrivo l'indirizzo, eh? Allora, la signora Giuseppina da Enna ha chiamato dicendo: dica alla signora Marchi che io peso 98 kg, ma mio marito continua a stare con me lo stesso. Ma dove vuoi che vada? Ha già cattato un cammello!
turbante, no turbante gialla e blu. Alla, 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 ma chi t'ha fatto fa? Ma dove vuoi che vada? Hai una rapina! Tu li lavi, gli stiri, gli fai da mangiare, non costi una lira, sta lì, no? Sta lì! Voglio dire... Sta lì per comodità! Ma sicuramente non è più innamorato di te tuo marito, sempre considerando il fatto a letto che bisogna sera, vedere si tengono le distanze. E allora, Giuseppina, cosa vuoi da me, la guerra? Hai trovato la persona guerra giusta? Sia! D'accordo? Guerra sia! Guerra allardo! Vabbè, avete capito di che cosa stiamo parlando, no? Guerra allardo, e per farla è necessario uno dei suoi migliori prodotti, l'incredibile sciogli pancia. Volete togliere la pancia? Ebbè! Cosa aspettate? Sciogli pancia. Il prodotto va usato mattina e sera, sera e mattina, e la pancia se ne va. Ebbene, e allora va applicato sera e mattina, mattina e sera, e la pancia se ne va. E se ne va veramente! Veramente non lo so, so solo che i clienti che hanno provato il miracoloso prodotto intervengono telefonicamente durante la trasmissione, decantandone i reali effetti. Si scoprirà che sono attori, ma i boccaloni ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre, soprattutto quando la modica cifra di 150.000 lire per il nulla ti regalano anche una fantastica maglietta. 180.000? Con il regalo questa bellissima maglietta firmata Vanna Marchi che indosserete al mare oppure in città, dove volete voi. Quella maglietta ovviamente non la indossò nessuno, né al mare e né in città. In compenso Vanna Marchi viene investita da un enorme successo, pubblicherà persino un disco e parteciperà con una piccola parte anche alla celebre parodia televisiva dei promessi sposi del trio Solenghi, Lopez e Marchesini. Quest'ultima imiterà anche Vanna Marchi ingrandendo ulteriormente la sua popolarità. Frullala bene, schiaffeggia, spampana quelle papardelle molli. D'accordo? Per niente d'accordo, anche perché i sogni di Vanna iniziano ad infrangersi. Nel 1990 una delle società da lei fondate andrà in fallimento e verrà condannata ad un anno e 11 mesi per concorso in bancarotta fraudolenta. Vanna però non demorde e dopo tanta fatica nel 1996 costituisce la Che SRL, una società con la figlia Stefania Nobile, ed inizia ad occuparsi di un qualcosa di oscuro, l'esoterismo. Con Vanna e sua figlia Stefania, un personaggio alquanto carismatico e misterioso, Mario Pacheco do Nascimento. Signori, allora, veloci dinamiche e svelti, perché? Perché con noi il grande maestro di vita, do Nascimento! Sì, sì, questo tizio mi pare un tipo carismatico, così carismatico che con l'aiuto di Vanna e Stefania riesce a vendere improbabili combinazioni di numeri per vincere all'otto, una serie di numeri vincenti. Praticamente si fanno pagare da questi poveri boccaloni per avere in cambio sostanzialmente un bel culo di niente. La tecnica molto semplice, vengono inviati ai poveri boccaloni dei numeri da giocare all'otto, al modico prezzo di 300.000 lire. Ovviamente numeri completamente a caso, che non portavano a nessuna vincita. I malcapitati venivano poi convinti che la causa fosse il malocchio, che qualcuno gli avesse lanciato una maledizione, e con questa fandonia si facevano pagare cifre sconsiderevoli, minacciando ed impaurendo le vittime, enunciando disgrazie in famiglia. Quanti soldi ha versato? Io ho versato 15 milioni per un incidente che ha fatto mio figlio. Poi mi hanno detto che non doveva fare un atto, che morì, dovevo salvarlo, gli ho spesi altri 15, poi 6 milioni per una magia che avevo io personale, 10 per una negatività grossissima fatta da una mia parente, poi 10 per il mio uomo. E tutto questo andò avanti fino al 2001, fino a quando due eroi andarono in soccorso di questi poveri
malcapitati. I loro nomi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, meglio conosciuti come il signor Ezio e il signor Enzino, tra i conduttori più apprezzati di una celebre trasmissione che tutt'oggi tra alti e bassi va ancora in onda. Un programma che una volta faceva inchieste di un certo spessore e ci regalava opulenti uomini che sfidano la legge di gravità. Striscia la notizia. Ezio, uomo dotato di grande sex appeal e senso dell'umorismo, ed Enzo, dotato di una grande stima da parte di Ezio. E sarà proprio Striscia la notizia ad incastrare Vanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Amici, grande impressione ha suscitato il nostro servizio di ieri su una signora che temeva di essere raggirata perché un mago che lavora con Vanna Marchi le aveva offerto, pensate, una quaterna vincente al lotto per 300.000 lire. Per 300.000 lire! Una simpatica anziana signora si presta nell'interpretare un ingenuo acquirente dei numeri vincenti, però viene intimata a pagare ingenti cifre da Vanna e Company per levarle l'ipotetica maledizione. Causa del malaugurio, le chiederanno 4 milioni, accetterà e quando verranno a riscuotere troveranno invece quel bell'uomo di Jimmy Ghione. Sono Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, buongiorno. Senta, può spiegare anche a noi e alle nostre telecamere qual è la storia dei 4 milioni? Quali 4 milioni? Dei 4 milioni che avete chiesto alla signora per la magia nera, per togliere questa magia nera. Ovviamente nessuno diede risposte, risposte però che diedero sicuramente le forze dell'ordine. Dopo il servizio, in 132 sporgeranno denuncia, anche grazie al servizio di quei giustizieri del signor Ezio ed Enzino. Ed il 24 gennaio 2002 Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile verranno arrestate e di lì inizieranno i numerosi processi. Ma questa è un'altra storia. Perché potrai trovare in Vanna Marchi tutto quello che in questo momento ti manca, d'accordo?